Eccoci qua, buongiorno, buongiorno amici di Giacomo, questo è il riordino di Lazzago, stanno per partire i protagonisti del rally a Cicomo, la seconda giornata che sta per iniziare con, lo vedete, il pilota di Cesena, Simone Campedelli, che è al comando del rally. Questo è il punto ora dove i piloti devono arrivare e firmare, questo è il secondo in classifica, che è Marco Signor, e dopo la prova di ieri, dopo le prove di ieri che hanno portato sicuramente a un ribaltamento della graduatoria, c'era al comando Corrado Fontana che poi è scivolato indietro e appunto proprio per le avverse condizioni meteo anche che ieri ovviamente hanno caratterizzato la giornata, ma anche oggi indubbiamente, come potete vedere, sta piovendo ancora, non forte, ma sta piovendo anche qua in a Lazzago, dove i piloti sono pronti per la ripartenza. Questo è il parco chiuso tra poco, quindi la ripartenza appunto delle vetture per la seconda giornata oggi si svolgerà praticamente in Val Cavarnia e la zona è quella della Val di Intervi. Cosa si vede? Sono i piloti che adesso stanno facendo l'assistenza prima poi della ripartenza vera e propria. Questo è Marco Signor. Allora gli chiediamo subito, ecco Marco, facciamo subito un commento con uno dei protagonisti. Allora Marco, buongiorno. Intanto è una condizione certamente non facile quella di oggi, difficile, ma anche quella di ieri, com'è andata? Ma è abbastanza bene, peccato per la seconda prova. Adesso partiamo per, la seconda tappa, diciamo. Saranno condizioni comunque molto difficili, però fogliamo in mezzo alla strada, sperando di trovare tanta pioggia lassù, vedremo dai. Sei carico comunque, ce la puoi fare, speriamo, certamente. Speriamo di trovare da subito un buon ritmo. Buon lavoro, grazie. In bocca al lupo soprattutto, grazie. E questo invece è Corrado Fontana, il pilota Comasco con la sua Hyundai, con il numero 4. Terzo in classifica, è staccato di 32 secondi da Simone Campedelli che abbiamo visto prima. Eccolo qua Corrado Fontana, poi adesso andiamo a sentire anche le sue impressioni. Ripartono, ripeto, i piloti. Eccolo qua Corrado Fontana con Nicola Arena, il suo navigatore. Intanto abbiamo visto anche il primo in classifica Campedelli che è ripartito. Andiamo a sentire allora anche, se riusciamo ovviamente, Corrado Fontana, 8 vittorie qui alla Rally di Como. Eccolo qua, si sta preparando, vediamo di riuscire a sentire anche le sue impressioni. Corrado, intanto buongiorno. Ciao. Carissimo, buongiorno, come va? Se non pioveva era meglio. No, fa parte del gioco. Condizioni molto più difficili da 3 anni, quello sì. Ancora adesso so che Val Cavarnia sta piovendo forte, quindi anche oggi è una giornata molto tosta. Però dai, che è successo ieri sera nell'ultima? Niente di particolare, obiettivamente abbiamo preso tanto nella nebbia. Io patisco molto gli ultimi anni i riflessi e lì dentro veramente ho fatto molta fatica. Però ripeto, non è ancora finita, quindi noi ci proviamo. Le condizioni sono veramente impegnative e toste. Ci dicono che su in Val di Intervi la situazione, i nostri amici che ci seguono, non è bellissima, seconda parte sporca con la pioggia. Però ma lo immaginavi già, Corrado? Sì, no, infatti, le stesse informazioni. Allora, in bocca al lupo, Corrado, grazie. Questa è la sua bellissima Hyundai, stanno per ripartire qui da Lazzago. Corrado Fontana, terzo in classifica, staccato di 30 secondi, vedete ora i preparativi prima della ripartenza, assieme a Nicola Arena, il suo fidato navigatore. Ecco, stanno per ripartire qui dal parco chiuso. Corrado Fontana, ripartito dopo il rifornimento. Questo è Marco Signor, secondo in classifica, l'abbiamo sentito poco fa. E adesso c'è anche Felice Re che arriva per il rifornimento. Vediamo magari anche le sue pressioni. Felice Re, ormai è uno degli esperti di questi rally di Como. Vediamo un po', sentiamo anche le sue pressioni.
sentiamo. Sentiamo un po'. Questa è la sua vettura, la numero 22. Vedete il rifornimento viene fatto proprio in questo momento. Sulle vetture è un momento anche molto particolare, quello che vi facciamo vedere. E prima di partire per la seconda prova, per le altre speciali, quelle della seconda giornata in programma quest'oggi. Questo è un punto fermo. Vediamo, Felice. Ci sentiamo presto. Dato, buongiorno, mille. Siamo in diretta, ciao Como, buongiorno Felice. Allora, un tuo commento su questa seconda giornata, soprattutto Felice, su queste condizioni che abbiamo sentito anche dei... non sono facili. No, la vedo dura, guarda, già si vede la nebbia come bassa. Bassa. Se oltre l'acqua c'è la nebbia e le foglie, dura. Bocca al lupo, grazie. Devono partire ovviamente, quindi bisogna lasciarli andare. Felice Re, uno dei veterani del rally di Como, anche lui protagonista, insomma, di questa edizione. Abbiamo sentito prima Corrado Fontana, qui siamo a Lazzago, ripeto, questo è il punto dove le vetture entrano, fanno l'assistenza, fanno il rifornimento e poi, come vedete, come con Felice Re, si parte per Val d'Intelvi, Alpe Grande, Val Cavagna, la prova forse più spettacolare ma anche la più complicata, perché è molto sporca, come abbiamo sentito, come ce l'hanno detto anche alcuni nostri telespettatori, con le foglie, con la nebbia. Guardate la nebbia bassa che c'è anche quest'oggi, quindi non sarà sicuramente una cosa facile oggi poter guidare questi bolidi che hanno tanti cavalli da domare. Questo è anche un altro dei protagonisti, testa con la Skoda, che è qui anche lui a fare il rifornimento. Sentiamo anche una sua impressione. Ciao, siamo in diretta, ciao Como, buongiorno. Che cosa ti aspetti oggi, soprattutto per queste condizioni? Abbiamo visto la nebbia, la pioggia, le strade bagnate. Ah, dopo ieri possiamo aspettarci di tutto, guarda, quindi... Non è facile guidare così. No, più che altro la nebbia ha fatto da padrona ieri, perché veniva, andava, quindi chi ha preso di più, chi di meno, è inciso molto. Poi abbiamo avuto un po' di problemi con i terzi, quindi vediamo stamattina, anche se non è facile, però se non c'è nebbia possiamo... almeno divertirci. Ecco, esatto, è quello che ti auguro. In bocca al lupo. Buongiorno. E grazie, buongiorno, grazie. Ecco, uno degli altri protagonisti che sono qui al riordino di Lazzago, dove tra poco, anzi come vedete i primi sono già partiti, gli altri partiranno tra poco per raggiungere appunto le prove speciali. Quindi lo diciamo a chi è lì sulle speciali, un caro saluto a voi. Mi raccomando, l'abbiamo già detto ieri, il rispetto delle misure di sicurezza, delle norme che i commissari hanno previsto. Un caro saluto quindi ancora a tutti voi, amici di Sciacomo. Saluto anche tutti i nostri amici. Sì, c'è anche la nostra amica che Clara, che ci ha ricordato il collega Riccardo Bianchi, e va bene, ed era giusto magari ricordarlo anche così sul campo, come lui avrebbe fatto. Il mondo dello sport, del giornalismo, lo ricorda commosso, e hai fatto bene a ricordarlo. Riccardo, che se n'è andato ieri a 64 anni con un malore improvviso, quindi un abbraccio alla sua famiglia, un abbraccio anche ai colleghi di Esport da parte di tutti noi. Riccardo, che tra l'altro ha iniziato la sua avventura giornalistica proprio con noi a Radio Studio Vivo negli anni 80. Torniamo al rally, ripeto, lui l'avrebbe voluto ricordare così, proprio sul campo, e con un saluto ovviamente anche al collega, all'amico Riccardo. Ciao a tutti, Armando, buongiorno a te, a Simona anche, il suo Peugeotino dice fa questo rombo e non so se è proprio così. Prova Val d'Intelvi, ci dice Stefi, con brutto tempo e con strade sporche, e non sarà facile oggi per i piloti. Allora, c'è Campedelli al comando, pilota di Cesena con il numero 2, e poi in seconda posizione c'è Marco Signore. Terzo, Corrado Fontana è staccato in 30 secondi. Come avete sentito, Fontana ha detto però niente è perso, e vedete sono ancora impegnati i piloti qua. Buongiorno anche a Sandra e buongiorno ai nostri ascoltatori, a fare il rifornimento. L'abbiamo visto proprio in presa diretta prima, questo è la cisterna dalla quale proprio i piloti fanno il rifornimento. Sono immagini certamente che non abbiamo mai visto, e le vediamo oggi anche noi quasi per la prima volta. Altra vettura che riparte, vedete, loro sono impegnati a fare il rifornimento.
alle vetture del rally. Anzi, ne approfitto per chiedere quanta benzina fate ai piloti. 50 litri, ecco, no, è una curiosità, no, siccome non abbiamo mai visto questo momento, una cinquantina di litri, ma per quanto basta per tutta la giornata? No, poi fanno altro. Ce n'è un altro, c'è un rabocco, per così dire. Va bene, buon lavoro anche a voi. Grazie, grazie davvero. Avete sentito, una cinquantina di litri quindi alle vetture. Ecco qua un altro dei concorrenti, vedete, con il rabocco che viene fatto subito, rabocco, meglio, il pieno, perché viene fatto il pieno prima di poter ripartire per le altre prove di giornata. Direi che è tutto per il momento, ci possiamo fermare qui. Abbiamo sentito alcuni dei protagonisti, abbiamo visto le vetture, adesso arrivano, come detto, tra poco, tra un 40 minuti arrivano in Val d'Intelvi, l'Alpe Grande prima, poi c'è la prova della Val Cavagna che verranno ripetute per due volte. Eccolo qui anche dall'altra parte della cisterna il rifornimento pieno, appunto, come avete sentito, fatto alle vetture che poi riprendono la loro marcia dopo la sosta di questa notte al parco chiuso. E adesso il riordino e l'assistenza qui a Lazzago. Stanno ripartendo un po' tutti i piloti, quindi buon rally, come abbiamo già detto, e anche agli appassionati, sono tanti, ieri erano tantissimi sulle strade di Sormano. Mi raccomando, il rispetto delle misure di sicurezza, questo è davvero molto molto importante, quelle che prevedono gli organizzatori. Direi che è tutto, noi ci fermiamo da Lazzago, vi saluto e vi auguro ancora buongiorno, poi ovviamente ci aggiorniamo nel corso della giornata e ci vediamo nel tardo pomeriggio, quando ci saranno i protagonisti che arriveranno in piazza Cavour per la conclusione, per le premiazioni. Questo è il villaggio, adesso ve lo posso anche far vedere un attimino, il villaggio con tutte le auto e tutti i team con l'assistenza ai vari piloti prima della ripartenza. È un piccolo paddock di Formula 1 quasi, insomma, per fare delle debite proporzioni. Chiaro che non stiamo parlando di quei livelli, ma vedete, le vetture vengono portate qui, sistemate, montate le gomme adeguate, assistenza vera e propria, poi la benzina e poi, come detto, si riparte. È davvero tutto, grazie, buon rally allora, e ci vediamo più tardi.